In pandemia non si è registrato un incremento dei suicidi in età giovanile. Al contrario, l'Istat, paragonando i mesi di marzo-aprile dal 2015 al 2019 e gli stessi mesi del 2020, ha registrato un calo sia nelle fasce giovanili che nei suicidi in generale. Un fenomeno importante e molto particolare che è avvenuto perché durante la pandemia ci sono stati fattori protettivi. A spiegarlo all'agenzia Dire è Immacolata Del Rico, psichiatra e psicoterapeuta. C'è anche uno studio inglese che ha fatto una review di 63 articoli, quindi su 51.000 soggetti, quindi una review mondiale effettuata l'anno scorso, dove che dice proprio questo, voleva mirare a vedere se l'isolamento potesse portare a malinconie, quindi a depressioni, quindi a tentativi di suicidio, eccetera, eccetera. Sia nell'ora che nel prosieguo. E invece si è visto come i fattori protettivi, nulla di statisticamente importante, perché i fattori protettivi legati all'uso dei social hanno protetto i giovani. Semmai ha riportato che è stato un aumento di altre modalità comportamentali legate alla gestione fondamentalmente della noia e dell'irrequietezza. Favorire una presa di responsabilità da parte di tutti i partecipanti, le famiglie, le persone autistiche per una autorappresentazione della popolazione neurodivergente. Arrivare a una visione globale dell'autismo che purtroppo in Italia manca nonostante gli sforzi delle associazioni, dei singoli e di alcune realtà che funzionano. Cristiana Mazzoni di Famiglie Unite per l'Autismo racconta così gli obiettivi principali della manifestazione che si è tenuta lo scorso 9 settembre a Piazza Montecitorio. Ma manca quella presa in carico e quella coscienza, diciamo, dell'autismo, quelle prospettive dalla diagnosi fino al dopo di noi. Quindi gli obiettivi principali della manifestazione sono quelli di dare pari opportunità alle persone autistiche e servizi alle famiglie nell'arco della vita. Che uno non va a manifestare solo per protestare, ma il documento programmatico è una proposta che vuole aprire un confronto per arrivare proprio a un cambio di paradigma dell'autismo, della visione, diciamo, dell'autismo in Italia, della situazione delle famiglie e soprattutto, ecco, proprio delle prospettive di vita, delle pari opportunità, cioè il recupero anche di un ruolo sociale, perché oggi, come diceva giustamente Danila, abbiamo una visione dell'autismo che è fortemente medicalizzata, sempre in chiave di deficit, no? Da compensare rispetto alla popolazione neurotipica. Sono segnalati casi, dopo la vaccinazione, di aumento delle dimensioni dei linfonodi del cavo ascellare dal lato in cui è stata effettuata la vaccinazione. Questo ha creato molto allarme e conseguentemente molte mammografie e molti accertamenti, nonché ansia per le donne che vi si sottoponevano. In particolare, secondo i dati riportati da AIFA, a luglio 2021 si sono registrati questi eventi in circa un soggetto su 100.000 dosi somministrate. A illustrare questo specifico sintomo provocato in alcuni casi dalla vaccinazione anti-Covid è Anna Franca Cavaliere, direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santo Stefano di Prato, USL Toscana Centro, che suggerisce di non aver paura, ma di fare gli opportuni controlli. Questo ha generato anche molte preoccupazioni, molte mammografie, molti esami, da dove venivano ovviamente alla palpazione riscontrati o dalla paziente o comunque dal medico di riferimento, e creato ovviamente tante ansie. Individuare dopo la vaccinazione un linfonodo sottoascellare non corrisponde ad avere una neoplasia a seno, ok? È un qualcosa di transitorio, un qualcosa di reattivo, bene? Mm-hmm. Questo non significa io ho fatto il vaccino, rilevo un linfonodo sottoascellare, ok, do per scontato che vaccino, no? Anzi, magari se non ho fatto dei controlli è l'occasione per effettuare dei controlli al seno. Ma il paragone regge, cioè il vaccino può darmi delle reazioni, alterazioni del ciclo o linfonodo, ma non corrispondono a un danno biologico irrecuperabile. È un sintomo. Procedere a una riflessione seria e composita su chi sono e come vivono i giovani, quali sono gli elementi di novità e le contraddizioni che si agitano dentro di loro.
È l'obiettivo principale del corso Età Evolutiva, essere bambini e adolescenti oggi, realizzato dalla Scuola Lista, libera scuola di terapia analitica di Milano, in collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia IDO, che prenderà il via a ottobre in modalità telematica. A spiegarlo è Michele Oldani, responsabile del corso, insieme a Magda Di Renzo, che dirige il servizio terapie dell'IDO. Credo che i genitori, o perlomeno una fetta di genitori, tentino di entrare nelle competenze psicologiche dello sviluppo. Ecco, forse questo corso vorrebbe avere anche un doppio linguaggio, uno ovviamente rivolto ai professionisti del settore, ma con delle semplificazioni che possano permettere al genitore di avere un quadro un pochettino più definito delle tematiche emotive e relazionali che fanno parte dello sviluppo dei loro figli, sia attraverso la riflessione che, diciamo, gli esperti, i relatori porteranno, sia attraverso il dibattito, quindi le domande, si potranno approfondire tematiche che fanno parte sì della cura oppure dell'insegnamento della pedagogia, ma anche della vita quotidiana, no? Che porta a confronto il genitore col figlio, per capire di più, cioè l'importante è capire che cosa avviene. È importante parlare di diritto all'orgasmo e del diritto delle donne a provare piacere in tutte le sue sfumature, ma parlarne non vuol dire che si debba mettere pressione su come e quanto provare piacere. Non bisogna cadere nell'errore di sentirci obbligate a performance stratosferiche ogni volta che abbiamo un rapporto sessuale. A dirlo è Cristina Luzzi, fondatrice e direttrice generale de La Valigia Rossa, progetto di consulenza e vendita a domicilio di sex toys e prodotti per il benessere sessuale femminile e della coppia. Continua ad essere un argomento tabù nel mondo femminile e anche nel mondo maschile, insomma in generale per le persone l'orgasmo è un po' un argomento tabù. Noi lo vediamo in riunione quando percepiamo la mancanza di informazione che c'è sull'anatomia e quanto si è condizionati da stereotipi su come dobbiamo godere. Questi stereotipi vengono dal passato, ma influiscono comunque sulla nostra vita di tutti i giorni. È cambiato tanto l'atteggiamento delle donne in questi 11 anni in cui siamo a contatto con loro, però c'è ancora e soprattutto è condizionato anche da, diciamo, dal senso del dovere, no? Da tutte le cose che devo fare prima di dedicarmi a me stessa. Ecco, questa cosa esiste, però diciamo che è sempre più facile aiutare le donne a venirne più fuori. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.